Giovedì 23 luglio 2015 a Pietrasanta, nella centralissima via Stagio Stagi, ovvero la via dell'arte, la via degli studi degli artisti, delle gallerie, sta per essere inaugurata la mostra di un artista internazionale, Soher Khashoggi, dal titolo Il fiore della mille e una notte. È una proposta dell'Art Gallery Il Cesello, che con questa mostra praticamente dà l'inizio all'attività espositiva nella nuova sede di Pietrasanta. Fino alla scorsa estate la sede di Art Gallery Il Cesello era nella qui vicina via Marzocco. Ovviamente ci sono poche decine di metri di distanza, ma via Stagio Stagi è l'approdo naturale per chi ha grandi ambizioni nel mondo dell'arte. La strada confluisce nella Piazza del Duomo, dove in questa lunga estate sono esposte ininterrottamente per tutta l'estate le grandi opere monumentali di Mitorai. Quindi per chi verrà a Pietrasanta per vedere le opere di Mitorai, ovviamente c'è l'occasione imperdibile di passeggiare per via Stagio Stagi, vedere le mostre, gli studi, le gallerie e soprattutto venire all'Art Gallery Il Cesello per ammirare le opere di Soher Khashoggi. Insieme a me c'è Rossana Corsi, direttore artistico della galleria, personaggio molto noto ai nostri telespettatori, perché la galleria passo dopo passo ha sempre raggiunto mete più alte, e d'altronde questo è uno stimolo importante. Essere approdati qua vuol dire essere arrivati nel paradiso delle gallerie. Essere arrivati in via Stagi è il top per chi ama l'arte e vuole esporre. Qua c'è un pubblico fantastico che recepisce alla grande tutto quello che è la novità anche dell'arte e dell'arte contemporanea. E in collaborazione con Mirabili abbiamo proposto questa mostra di Soher Khashoggi, che ha avuto un notevole successo già da allora nella sede di Mirabili, e noi l'abbiamo proposta la mostra ai nostri telespettatori. E abbiamo presente l'artista, mi ha fatto l'onore di venire qua a Pietrasanta e tra poco presenteremo Soher ai telespettatori. Benissimo, allora prima di raggiungere l'artista, ovviamente avremo bisogno di un interprete. La signora parla un po' l'italiano, ma parla benissimo, oltre che la sua lingua, anche l'inglese e il francese, quindi non sappiamo l'interprete da quale lingua tradurrà per i nostri telespettatori le domande. E per ricordarsi appunto la figura di Soher Khashoggi, noi rimandiamo alla memoria dei telespettatori che ci seguono ogni sera alla bella mostra che si tenne nell'altrettanto bella sede di Mirabili, a due passi dal Ponte Vecchio a Firenze. Ora abbiamo visto che l'artista si sta avvicinando alla nostra postazione, quindi vi proporremo fra qualche attimo la sua intervista. Intanto però vorrei che tu ricordassi ai nostri telespettatori gli orari d'apertura alla galleria, ricordando che alla conclusione della mostra di Soher Khashoggi alcune opere rimarranno stabilmente qui in esposizione, affiancate a quelle degli altri grandi maestri contemporanei che voi abitualmente proponete al pubblico. La mostra rimane aperta fino a domenica in esclusiva per Soher, dopodiché alcune delle sue opere rimangono in permanenza per tutta l'estate. Gli orari sono al mattino dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 18 alle 20 e la sera dalle 21.30 fino alla mezzanotte. Soher Khashoggi, che vedete inquadrata al mio fianco, è nata ad Alessandria d'Egitto, laureata in arte e design presso il Centro per Design di Interni di Beirut, espone nella sua prima personale a Beirut nel 67. Scrittrice di indiscutibile talento, pubblica nel 96 Miraggio d'amore, tradotto in 37 lingue, che racconta la vita reale delle donne che vivono negli harem al giorno d'oggi e il mondo segreto della nobiltà del Medio Oriente. Seguono Mosaico, pubblicato nel 2002, e Nadia's Song del 2005. Paladina dei diritti delle donne nel mondo arabo e in Africa, Soher partecipa a conferenze internazionali e fa parte del Forum Mondiale contro la violenza sulle donne, fondato dalla Regina Sofia di Spagna. Ben ritrovata, noi ci siamo visti a Firenze in occasione della mostra d'Ammirabili, la ritroviamo sempre in terra di Toscana, quindi presumiamo, se lei ha scelto ancora la nostra regione, che lei sia effettivamente legata alla Toscana. You met 2 years ago in Tuscany, and so they're assuming that you like Tuscany very much, and that's why you keep coming back. I do. I love this country. It's like home to me. Ama la Toscana e per lei è una casa, una seconda casa. Allora parliamo delle donne. Lei qui ha
raffigurato donne serene, donne radiose, donne che non sembrano sfiorate dalle tante violenze che però ogni giorno i giornali ci raccontano. You're representing women which are like, you know, open and sunny, and they don't feel like, they don't look like they're actually affected by the violence against women. È una sfida, un messaggio. Is it a challenge or a message? It's maybe a message to the world that women should not hide their beauty. È probabilmente un messaggio perché le donne non dovrebbero nascondersi dal mondo, devono affrontarlo. Sono donne che si mostrano, che non hanno timori reverenziali nei confronti del maschio che spesso le ha costrette per secoli a celare la propria identità, la propria bellezza. So these are women that don't have a fear to show themselves. And they're like, you know, they don't feel that they should be afraid of, you know, hiding from male, you know, from the men. Actually, in my part of the world, like if you were talking about Saudi Arabia or wherever, the women are out there. They like to show themselves. They like to be exposed, and they really don't hide. It's their culture and their society that makes them cover. But it doesn't mean that they are hiding it or anything, but they would like to expose their beauty and their intelligence and their education. But it's the culture. And è purtroppo la cultura di paesi come quello da cui viene l'Arabia Saudita che impone di nascondersi o celarsi, ma queste donne loro stesse vogliono mostrarsi, vogliono mostrare la loro cultura, la loro intelligenza e se stesse. Lei ha portato anche molte nature morte. Che collegamento c'è fra queste donne serene, fiduciose, speranzose in un futuro radioso e le nature morte? You're exposing those wonderful sunny women at the same time in the same exhibition you're exposing those still lives. So what's the relationship between the two? I don't think there's any relation. It's just it's my style. I like to do still lives and I like to do portraits, so it's just the style that I have. Sì, non c'è una relazione molto stretta, semplicemente è il suo stile personale. Lei adora fare i ritratti, ma al tempo stesso ama le nature morte e gli oggetti, i dettagli soprattutto. Lei sa che Pietrasanta è considerata la piccola Atene d'Italia, cioè la città che nella propria dimensione raccoglie il maggior numero di gallerie, di studi d'arte, di artisti a metro quadro. Piccolo grande miracolo italiano. Pietrasanta is the town in Italy that is considered like the Athens of Italy because there, you know, it has the highest number of like art galleries and shows per square meter, and so it's like, you know, it's the small Italian miracle when it comes to art. Art is really important to Pietrasanta. Yeah, but it's great. I saw all the galleries and I think I'm very impressed about all the art that they have here. So I'm privileged to have my arts with those beautiful artists. Mi sento privilegiata di poter avere una mostra qui a Pietrasanta perché ho visto passando quante gallerie d'arte, quanta arte viene esposta e quindi capisco quanto voi l'apprezziate. E avrà visto, naturalmente, vogliamo per scontato, anche i capolavori di Igor Mitorani. We think that you have already seen the sculptures of Monitor. Fantastic, beautiful work, really lovely, fantastico, molto bella. Prima di lasciarla, lei è un'artista internazionale, credo dopo questa mostra avrà altri impegni in altre parti del mondo. Da Pietrasanta dove andranno i suoi quadri? Where are your paintings going next after this one? My next gallery is going to be in New York. In New York. Yes. Benissimo, noi le diamo l'arrivederci, speriamo che lei torni presto nella nostra regione con un'altra bella mostra e le auguriamo tanta fortuna per la mostra di New York. Grazie mille. Grazie.